Poi è un mondo quello del design che comunque dovrebbe collaborare di più col mondo dell'arte in qualche In qualche maniera. cosa, sì. Invece rimangono Due abbastanza. identità abbastanza Rimangono abbastanza divise. staccati, ma invece in qualche modo nel tuo lavoro Io però sì. si Io te riescono ne a stavo trovare pensando a un questo, punto di incontro. sono riuscita a fare qualcosa proprio nel mondo del design. E ho partecipato al Fuori Salone per 4 anni in collaborazione con la Colombo Stile di Milano. Loro fanno proprio arredamento molto tradizionale, se vogliamo, con queste forme che richiamano il neoclassico utilizzando materiali più contemporanei. E con loro in via Durini sono riuscita ad esporre per 4 anni, proprio nella vetrina principale, i miei Ah, lavori, caspita. finite con delle cornici sicuramente più barocche, più vicine al loro stile, e abbiamo avuto un grande successo con le tigri, proprio perché il loro pubblico è prettamente russo, quindi siamo andati a colpire sempre il solito discorso di capire a chi proponiamo questa tipologia di lavoro, a capire anche i soggetti che magari le persone possono apprezzare più di altri. Ma tu come sei arrivata a questo tipo di lavoro? Come sei arrivata a pensare di usare gli Swarovski per fare le tue opere? Allora, io nasco come ritrattista in chiave pop, ho realizzato oltre 1.000 ritratti su Caspita, commissione, nei primi 10 anni, diciamo, della mia produzione artistica. sei iperproduttiva? Sì, ho sempre lavorato però su commissione, solo e esclusivamente su commissione, con tanti privati, e nel momento in cui mi sono seduta e ho pensato, ma per dare una svolta al mio lavoro cosa devo fare? Perché è bello lavorare col privato, ma è bello anche poter far crescere il mio nome, Certo. e far crescere il mio nome voleva dire utilizzare metodi, diciamo, i canali un po' più classici, che fossero le gallerie, che fossero istituzioni, fossero Certo. altri supporti. E quindi lì sono stata costretta, diciamo, ad evolvere in un qualche modo, a far crescere anche il mio Vabbè, sì, lavoro. probabilmente era un'esigenza che Un'esigenza sentivo, che sentivo già sentivi. da un po', esatto. Sempre utilizzando comunque un tratto estremamente grafico, per cui i colori sempre suddivisi singolarmente, e non ho fatto altro che sostituire il pennello ad olio col cristallo. Quindi, utilizzando prima il pennello e poi successivamente la tecnica del mosaico, andavo a riempire tutti questi spazi, in modo da ricreare l'immagine nella sua completezza. Però a livello, diciamo, tecnico-gestuale è proprio un cambio radicale, Radicale, perché sì. Esatto. comunque la pittura ti permette in qualche modo di avere proprio una fisicità diversa Fisicità, nei confronti sì. dell'opera. Quindi che non hai avuto dei Sì, all'inizio problemi a passare? è stato Invece questo è un approccio complesso. molto più riflessivo, molto più Sì. Esatto, lento, metodico. sì, perché poi in realtà su un dipinto, oltre quelle 10-15 ore, non ci stai sopra. Qui invece ci sto sopra tante ore, tanti giorni, tanti mesi anche a Beh, volte. immagino. Sulle opere, soprattutto come questa che vediamo, in grande formato, dove sono 62.000 cristalli, le ore di lavoro sono tantissime. E al di là di tutto, però, una volta scoperto il cristallo Swarovski, da lì mi sono fermata e sono ancora ferma qua. Poi in futuro non si Ah, sa, beh, però al certo. momento sto portando avanti E quindi quali sono i discorsi che stai portando avanti con questa tecnica? Dove ti permette di arrivare? Allora, in realtà mi permette di arrivare un po' ovunque, dipende da cosa voglio fare io e cosa mi chiede anche il pubblico Che rapporto c'hai con la committenza? Cioè, quanto guardi a quello che il pubblico chiede e quanto invece ci vai avanti per la tua strada e ci metti di tuo? Questo è sempre un equilibrio difficile, no? Esatto, è un equilibrio Da molto difficile. E mantenere. diciamo che venendo da un lavoro estremamente fatto solo su commissione, inizialmente ero molto attaccata a questa cosa. Quindi, passando dall'olio ai cristalli, i miei soggetti continuavano ad essere gli stessi, per cui ritratto, i volti, Tradizionale, le quindi figurativo, icone, assolutamente, stretto. sì. Le icone pop, diciamo, il primo scatto che mi ha portato a dare un po' una svolta a quello che era il mio lavoro precedente è stato il mondo animale. È stata proprio una mia esigenza, una mia richiesta che veniva da dentro,
Quindi sei tu che sei appassionata di sì, questo per argomento. l'amore verso proprio questi animali, ma soprattutto per la bellezza, intesa proprio una bellezza che quasi nell'arte si fa fatica anche a riprodurla, perché la bellezza Sì. che la natura ci dà È stata sempre un po' la grande sfida degli artisti, no? Quella esatto. di riuscire a Questo mettere nel manto, quadro. esatto, anche solo il manto di un leopardo, la perfezione di queste macule, cioè veramente affascinante. E quindi l'artista con i suoi limiti ci prova. E per me è Beh, stata una sfida. Il pubblico ha reagito sempre bene perché l'animale è un soggetto sempre amato. Il leone per l'America, il panda per i paesi orientali. Ogni ambiente vedo che ha proprio le sue icone. sì. E sì, l'animale è una cosa che funziona sempre proprio nell'immaginario collettivo, Collettivo, esatto. funziona come dicevamo prima in tanti ambiti l'animale. E che differenza c'è invece? Che sensazioni diverse provi quando in qualche modo ritrai la natura e ritrai l'uomo? Che differenza c'è fra questi due Allora, soggetti? sono due cose molto diverse. Nell'uomo io tante volte sono persone che non conosco nemmeno e quindi gli devo Cioè, quindi le comunque. commissioni ti arrivano anche Sì, da da parte persone che proprio di. non conosco o che comunque vogliono fare a sua volta un regalo, a loro volta un regalo. E quindi io Quindi lì non sento il bisogno di conoscerle. cerco, attraverso questi tratti, soprattutto gli occhi, di dare o di pensare che cosa possa esserci all'interno di questa persona. E la trovo divertente perché mi metto proprio a pensare tutto ciò che può essere una persona simpatica o antipatica, o insomma, mi viene da Quindi tu parti attribuirgli da fotografie, sì, da delle diciamo. immagini fotografiche ne richiedo sempre almeno una decina, proprio per avere più aspetti per conoscere più aspetti della persona, che è molto riduttivo parlare di aspetti da Certo. una fotografia. Ma comunque si riesce sempre a trovare qualcosa di veritiero. Ma quindi il ritratto oggi ha ancora un senso? Cioè, oggi che cosa, come deve essere il ritratto? Che cosa vuol dire oggi in una società che comunque è così, se vogliamo, massacrata di È proprio così. immagini, di fotografie, di selfie? La gente veramente si vede alla fine in continuazione. Invece l'artista che cosa può dare secondo te in più a questa È lo studio che autorappresentazione? mi ha portato proprio a parlare dello studio che sto facendo da qualche mese e sto mettendo un po' in discussione su tutto ciò che effettivamente è l'essere umano, cioè cosa siamo noi in realtà, come vogliamo apparire, perché tante volte il mondo di oggi, internet, i social ci pongono così, tante domande, tanti quesiti e molto spesso noi vogliamo apparire in realtà veramente non siamo. Ma Quindi io infatti, lo cioè, studio. quello che si dice, scusa se ti interrompo, Prego. dopo riprendiamo, quello che si dice, che si sta cominciando a dire che sui social, soprattutto per esempio oggi su Instagram, che in questo momento è il social che Sì. più forse incarna questa cosa, sembra Sì. sempre tutto bello, sembrano sempre tutti felici, passa sempre questa patinatura della vita, Vero. invece non, Ognuno di dopo se noi vai ha scoprendo una non è propria così, storia, esatto. esatto, ha una propria storia. Abbiamo tutti dei veri e propri codici, diciamo, e io con lo studio che sto appunto facendo ultimamente ho voluto rileggere questi volti attraverso l'impronta digitale. L'impronta digitale cos'è? In realtà non è altro che un codice genetico unico e irripetibile. Siamo dei soggetti. E con determinati codici, sia caratteriali ma non solo, anche fisici ovviamente, e che sono questi ci definiscono per come siamo, ma per sempre, non si possono cambiare. E quindi sto facendo questo studio di questi volti che si leggono attraverso l'impronta digitale, dove su un supporto nero questi volti escono attraverso questo ovale, perché poi la forma si presta in modo particolare il volto, Certo. perché la forma ovale del volto Entra rientra perfettamente dentro alla forma ovale dell'impronta. dell'impronta.
E quindi è un gioco divertente. Come sei arrivata a questa cosa? Allora, questa cosa ci sono arrivata in modo un po' così, non so nemmeno se raccontartelo, ma è simpatico, te lo racconto. E sono andata a fare una nuova carta d'identità. E quindi adesso che tutto è in formato digitale, sì, prendono tutte queste impronte. Sì. E quando mentre uscivo dall'anagrafe ho pensato, mamma mia, adesso qua mi hanno proprio preso la foto, l'impronta, sanno tutto di me. E non si scappa, io sono quella, sono unica e sì, ripetibile. E lì per lì ho detto, io sono quella che comunque dipinge e ritrae volti da sempre, è un po' il mio mondo. E da lì ho pensato, ma perché non fare e proporre soprattutto a delle persone che magari rimangono colpite o incuriosite da questa cosa, il proprio ritratto con la propria impronta digitale. Dire, questa sono io, ma sono io nella mia autenticità reale. È fantastica questa cosa. Poi, come dicevamo, ti permette anche poi in qualche modo di evolvere il figurativo tradizionale, esatto, verso un qualcosa di più informale e forse anche concettuale, se esatto, vuoi. Esatto, nell'ambito artistico è quello che poi mi ha dato più soddisfazione, perché oggi è importante anche dare questa, far vedere a chi ti segue anche questi step di crescita, sì, sono fondamentali. Sì. No, infatti questa, cioè, è una crescita notevole, insomma, è un distacco, sì, notevole probabilmente, sì, dalla produzione che facevi precedentemente. E secondo te, adesso proprio ritornando al discorso che facevamo prima del rapporto col mercato, la committenza, pensare a quello che il pubblico vuole, pensare invece a quello che vuole fare l'artista, che importanza c'è oggi nel lavoro dell'artista? Che ruolo riveste nel lavoro dell'artista il marketing? Chiamiamolo così con una parola brutta, ma in realtà poi è questa la verità, no? Certo. Cioè uno si deve confrontare col mercato, in qualche modo deve fare i conti con la realtà. Sì. Tu come la vivi questa cosa? Perché è un argomento questo sempre abbastanza critico nella vita di un artista. Sì. Allora, io vengo proprio dal mondo della grafica. Prima di fare pittura ho iniziato proprio a lavorare in ambiente pubblicitario, quindi ho fatto pubblicità, marketing per diversi anni. Forse questo mi ha dato proprio quella spinta, quell'impronta per partire a lavorare su commissione, perché io ero molto abituata a lavorare a stretto contatto col committente anche quando facevo pubblicità, perché io dovevo comunque soddisfare la richiesta di chi avevo davanti con la propria azienda, certo, spingere i loro concetti, i loro prodotti. E quindi per me questa è una cosa che poi un po' si critica, ma è un po' quello che l'artista poi ha sempre fatto nei secoli alla fine. Perché... Esatto. Poi c'è stato questo, diciamo, avvento nel Novecento, dove si è tutto un po' trasformato. Dopo gli anni 50 l'arte è cambiata molto, insomma. L'artista ha sì seguito in parte ciò che il committente richiedeva, ma dal mio punto di vista ha spinto più le proprie esigenze, certo, e di comunicare le proprie sensazioni, le proprie, più che ascoltare il mercato. E per me invece questo poi è permettimi diverso. Forse è vero relativamente, perché poi alla fine sì, all'inizio è stato così, ma diciamo che poi anche artisti famosissimi come Warhol, Picasso, sì, sono stati dei grandi, se vuoi, affaristi di se stessi. Warhol in modo particolare, perché veniva appunto dal discorso della pubblicità, sì, sì, sì. Quindi, e quindi lui doveva per forza di cose stare molto, sì, vicino, sì, alla committenza. E per me è stato uguale. E forse con questa evoluzione dei volti che si leggono attraverso un codice genetico, ecco, lì forse sono andata un po' oltre, mi sono staccata da quello che chiede la committenza, anche se in realtà sono stata allo stesso modo spinta da quello che comunque c'è fuori, da quello che ci circonda. Mi rifaccio un po' al discorso dei social, di come le persone oggi vogliono apparire, vorrebbero apparire, ma in realtà non sono. Quindi questa è un po' la tua prova del 9 per sì, per certi versi. È il momento di capire se comunque
il tuo pubblico ti segue in questa cosa e Esatto. quanto si riesce a mantenere in equilibrio quel discorso che facevamo prima. Sì. Senti, ma com'è lavorare a queste opere? Un lavoro lunghissimo, un lavoro enorme, di pazienza, di tempo. Sì, tecnicamente ci vuole tanta pazienza, tanto tempo, perché questi cristalli io li applico tutti uno a uno. Quanti ce ne sono su un'opera? Sono, variano dai, mediamente dai 10-15 mila, possono arrivare anche a 70 mila cristalli. Utilizzo al massimo 3-4 colori, perché poi ho il quinto colore che è dato dal supporto, che è il nero. È sempre fondamentale che il mio supporto sia nero, proprio per una resa di brillantezza, Certo. e anche lo stesso cristallo colorato acquista sicuramente più importanza sul nero. E, dello stesso colore ho sempre quattro diametri differenti per andare a riempire tutti gli spazi perfettamente. E nulla, ci vuole tanto, tanta passione, pazienza. Cioè, quindi Sì. è comunque un lavoro che parte anche già con dei costi abbastanza importanti, perché sia in termini di materiale che in termini di tempo Materiale in modo particolare, sì, ha è proprio dei impegnativo. costi molto elevati. Ma c'è un accordo con Swarovski o compri cristalli per i fatti tuoi e Allora, basta? l'accordo c'è, nel senso che sono entrata dopo 3 o 4 anni di collaborazione, sono entrata a far parte dei loro top Ah. brand. E quindi nel loro sito ci sono tutti questi grandi nomi internazionali, dalla moda all'arredamento, e ci sono anche io. Fantastica questa È cosa. importante perché ogni volta che viene realizzata un'opera, rilascio oltre alla mia autentica, c'è proprio un'autentica testata da Swarovski con un codice alfanumerico che il cliente può andare a digitare all'interno del loro sito e verificare l'autenticità dell'opera di Roberta Ah, Diazzi. beh, questa è una cosa molto Molto importante a importante. livello, così diciamo così, anche di brand. Sì, sia di brand, ma allo stesso tempo per me è importante anche rilasciare qualcosa al cliente che spende determinate cifre per acquistare un'opera che comunque ha del valore, perché i Ha un cristalli, valore proprio intrinseco a livello esatto, di a livello di materiale, sì. materiale, e mi piace anche passare questo significato, insomma, che è un cristallo prezioso ed è Certo. certificato da Swarovski. Ma che differenza c'è fra i cristalli Swarovski e altri che potresti usare? Un altro mondo. Li ho provati prima di arrivare a questi, ovviamente proprio per questioni di costi, per capire effettivamente se la differenza che c'era, sì, la brillantezza, come viene riflessa la luce, la gamma colori, è proprio un altro mondo. Quindi c'è effettivamente proprio una Sì, e differenza. quando arrivi a Swarovski ti fermi, non vai oltre. Oltre sarebbe Ok. arrivare a utilizzare materiali ancora più preziosi, ma insomma, bisogna avere le Vabbè, bisogna richieste. anche insomma, avere un equilibrio nelle cose. Sì. Ma non ti viene mai voglia di riprendere il pennello in mano? Lo fai ogni tanto? Sì, in realtà lo faccio spesso perché i miei vecchi clienti, insomma, mi chiamano spesso, diciamo, per fare regali, mi Quindi c'è capita ancora una ancora. fetta Sì, sì, sì. di attaccamento al Sì. ritratto tradizionale. Sì, fortunatamente c'è e ne sono contenta. Non ti crea così squilibrio lavorare parallelamente a queste due cose? No, 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 nel tempo sono riuscita a dare. Assegnare a ogni cosa il suo Sì, spazio. ogni cosa ha il suo spazio, esatto. Come tempi, come tecnica, come utilizzo, come materiali proprio fisicamente, il pennello o la pinzetta. Sono due cose che ho distinto da subito e riesco. Ma invece, vabbè, questo è comunque un lavoro che in qualche modo si avvicina anche alla tridimensionalità. Ti sei messa mai alla prova con la scultura, con la terza Ci sto dimensione? pensando da tempo, anche se in realtà non ho ancora avuto modo di fare lo studio proprio, di dedicarmi in pieno. Vabbè, sì, ma Però comunque. ci sto pensando, non escludo. E quindi adesso come ti vedi da qua ai prossimi anni, a 5, diciamo, cioè qual è la tua strada? Dove pensi di andare? Cioè, cosa ti piacerebbe fare? Come ti piacerebbe che la tua vita di artista evolvesse?
Beh, sicuramente il fatto di poter arrivare con i miei lavori su tantissime, sulle piazze internazionali dove già ci sono in parte, ma ampliare proprio questo discorso, quindi portare, andare oltre confine, andare oltreoceano, andare, riuscire a farmi vedere. Quali sono le strade secondo te da battere oggi per un artista in generale per arrivare ad un mercato internazionale? Beh, sicuramente attraverso delle gallerie serie che sanno lavorare, che amano fare questo lavoro perché ci vuole tanta passione sia da parte Del dell'artista gallerista ma anche. anche del gallerista, il credere comunque nell'artista che ovviamente non è È una semplice, però è una scommessa sempre, scommessa, è sempre una certo. scommessa. E quindi Ma con dei buoni galleristi io credo che si possa quindi tu arrivare. pensi che oggi sia ancora necessario proprio il rapporto fra artista e gallerista? Non è, ancora l'artista non ce la fa da solo, diciamo, a No, io credo di no. arrivare al mercato internazionale? Perché c'è No, sempre, no, adesso oggi sì. questo dibattito, eh sì, ma oggi con i social, con questi nuovi mezzi, forse non Quello è c'è più vero. bisogno del gallerista perché l'artista comunque si può creare il suo brand, come dicevamo prima, può andare avanti da solo, si può autopromuovere, Quello sì, però però nella pratica. il collezionista di un tempo, ma anche quello di adesso, cerca delle garanzie e le garanzie non le trova direttamente Direttamente dall'artista, le dall'artista. trova dal gallerista che fa quel mestiere da tanti Cioè, il anni, gallerista fa un po' da garante, fa da quindi. garante ed è ancora una figura che a mio parere Cioè funziona. forse da garante neanche tanto nella qualità dell'opera, che la qualità No, dell'opera è certo, uno può che può piacere o percepire da meno, solo, poi può esatto. percepire da solo. Esatto. Da garante forse nell'investimento che spesso si pensa di fare su Esatto. un'opera, quindi sul lungo termine garantisce il fatto che questo artista crescerà, quindi tu stai comprando questo quadro, stai facendo un buon investimento, perché questo è un aspetto che si guarda Il oggi. percorso dell'arte è comunque un percorso lungo, si sa che è difficile riuscire a così, fare il passo. No, vabbè, certo ci vuole Ci vuole tanto tempo. tempo e bisogna lavorare, non mollare, Tu lo dico come vai oggi sempre. con che gallerie lavori? Io lavoro con la Zanini, che sono a San Benedetto Po a Mantova, è una realtà che parte con l'antico, dal 1914, con i loro nonni, e successivamente Davide e Alfredo, che sono i miei coetanei quasi, appassionati d'arte contemporanea, hanno aperto un bellissimo spazio con tanti nomi molto importanti anche nell'arte contemporanea e con loro io sto facendo tutto il circuito delle fiere italiane, quindi fiere importanti perché comunque è giusto essere presenti Certo. nel proprio paese. E poi lavoro con la Fondazione Mazzolini di Bergamo nelle piazze di Forte Village Resort a Santa Margherita di Pula e a Porto Cervo. E adesso inizierò appunto con la Italian Fine Art Gallery di Positano, con questa nuova serie di opere dedicate ai volti. Cioè, quindi i volti Poi, partiranno da là. Ok. sì, esatto, opere inedite e i volti iniziamo con la stagione del 2019, proprio quest'anno. E poi lavoro con l'Artion Gallery di Ginevra, che ha altre sedi in Grecia, quindi sono sia a Ginevra che ad Atene. E poi sono in una piccola realtà ad Hong Kong che è la Genexi Gallery, è una galleria gestita dai ragazzi molto Beh, insomma, giovani, ma comunque molto. tenere un piedino lì, Sì, anche se in una piccola realtà, non è è una piccola realtà, male. ma sta funzionando. E loro adorano gli animali, quindi hanno proprio un pubblico certamente giovane anche, ma che funziona. E, come gallerie ho il Forte Arte, Forte dei Marmi, anche questa è una piazza molto interessante Certo, perché in sì. estate comunque il pubblico è internazionale. Assolutamente. E poi sono adesso devo concentrarmi su Vabbè, adesso. la Canova Arte a Insomma, Milano. comunque Sì, c'hai un no, bel da fare lavoro con diverse, sì. con le gallerie. E no, invece parlavamo prima della prossima pubblicazione che faremo Sì. insieme. Quindi verterà soprattutto sui ritratti il
Mi piacerebbe sì, dare potrebbe larga essere spinta e largo interessante. spazio a questo lavoro, sì. Potrebbe essere interessante Sì. perché potremmo così avere l'occasione proprio di fare anche questo discorso sull'evoluzione del ritratto, Sì. su che cosa, quello che dicevamo prima, no? Su che cosa significa Esatto. oggi, in qualche modo rappresentare, in qualche modo forse anche andare a scavare Scavare all'interno di ognuno di di noi. ognuno di noi, che è un problema veramente, secondo me, molto importante oggi da affrontare. E in qualche modo l'arte, io dico sempre che l'artista è un po' quella figura che ci traghetta in qualche modo da quello che vediamo a quello che non vediamo, Sì. no? E in realtà il ritratto è proprio questo, forse quello che deve fare, quello di far vedere anche noi stessi in un'altra maniera attraverso il filtro dell'artista, appunto. Quindi questo ruolo un po', se vuoi, anche sciamanico, no? Sì. Dell'artista che ti scava dentro. E quindi, sì, no, quindi mi farebbe molto piacere, insomma, se riuscissimo ad affrontare Questo questo tema, sì, questo argomento. argomento, sicuramente. Aspetta, stavo dicendo un'altra cosa? No, e quindi poi parlavamo prima anche ovviamente della difficoltà di raffigurare questo genere di opere attraverso la carta stampata, perché comunque Sì. sono opere non facili da fotografare, Non sono da rappresentare. facili da fotografare e allo stesso tempo il veicolo, diciamo, cartaceo appiattisce e toglie molto per quello che riguarda la brillantezza. Questo, vabbè, questa è una cosa forse in cui il video Il video e il aiuta. web ci Il può video aiuta aiutare, tanto, perché effettivamente ti restituisce una profondità diversa sì. alle Il video opere, aiuta tanto, quindi sì. il lato digitale in questo caso può essere Può essere, sì. un supporto maggiore, oltre come dicevamo prima. Per far arrivare al nostro pubblico da canali differenti quello che noi vogliamo comunicare, ma in realtà ci permette anche esteticamente di avere un approccio differente. Va bene, quindi niente, quindi adesso cominceremo a lavorare e nei prossimi giorni A cominceremo mettere a insieme un raccontare po'. sempre di più anche il tuo lavoro a parlarne e a scavarci una volta tanto noi dentro di te, dentro l'artista. Sei pronta? Sì? Sì, prontissima. Va bene, dai. Grazie. Allora, buon lavoro. Grazie anche a voi.